pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ed eccoci ad un nuovo duetto, protagonista di questi giorni di attesa verso l'appuntamento Canoro più atteso dell'anno. Un appuntamento che, lo ricordiamo, avrà grandi ospiti. Solo per citarne un paio di quelli menzionati nelle scorse settimane, infatti al Festival di Sanremo ci saranno anche Laura Pausini, che proprio dall'evento è nata e ha visto cominciare una splendida carriera, ma anche i Maneskin vincitori dell'ultima edizione, così come dell'Eurovision Song Contest, che poi li ha proiettati anche sulla scena europea e mondiale. Loro che sono arrivati ad aprire un concerto dei Rolling Stone a Las Vegas e che sono diventati anche ospiti dei principali talk show e programmi proprio televisivi statunitensi. Ma in attesa di vederli nuovamente sul palco dell'Ariston, sicuramente molto cambiati in un anno sia nel look sia anche nelle sonorità, sempre più rock e a tratti aggressive, torniamo ad un altro genere di sonorità, certamente più melodiche e romantiche. Quest'oggi infatti i protagonisti sono Ron e Tosca con la indimenticabile Vorrei incontrarti tra 100 anni. È un singolo scritto proprio da Ron e interpretato da lui stesso con la partecipazione proprio della cantante e attrice italiana. Andiamo intanto con gli orologi e con la macchina del tempo virtuale a 1996, quando la coppia artistica vinse, come negli esempi citati prima, tra l'altro, proprio il festival. C'è però più di una curiosità da ricordare. La principale riguarda il fatto che Ron avrebbe dovuto duettare con Ivana Spagna, che però aveva già presentato una sua canzone, E io penso a te, giunta poi al 4° posto in classifica. Ma non solo, se a Spagna forse è dispiaciuto non accettare la proposta del cantautore, di certo su quel 1° posto pesarono i sospetti che i voti fossero in qualche modo truccati in favore proprio del duetto vincitore. La vittoria infatti forse avrebbe potuto anche andare alla Terra dei Cachi di Elio e Le Storie Tese, così si disse, che poi in realtà arrivarono secondi. Altra curiosità invece è quella che riguarda il testo, perché alcuni versi della canzone sono mutuati dai sonetti di William Shakespeare. E infine, come dimenticare che la stessa canzone è stata oggetto di cover, in particolare da parte di un'attrice, ma anche brava cantante, che nelle ultime settimane è stata protagonista sul piccolo schermo, sia Serena Rossi, già all'Ariston lo scorso anno proprio per il festival a fianco di Amadeus. Ebbene, lei nel 2014 cantò la canzone Vorrei incontrarti tra 100 anni con Matteo Becucci durante la 4ª edizione del programma televisivo Tale Quale Show. In seguito i due hanno inciso il brano in studio e poi è stato inserito come singolo e come bonus track nell'album di Becucci Tutti Quanti Meri. Va anche detto, onor di cronaca, che il nome della Rossi era stato fatto come una delle possibili co-conduttrici anche dell'edizione di quest'anno della Kermesse Musicale, ma fin da settembre è stato poi escluso per la rinuncia, pare, della stessa attrice. Le 5 donne che saranno al fianco di Amadeus, dunque, saranno, lo ricordiamo, Ornella Muti, Sabrina Ferilli, Drusilla Foer e le più giovani Lorena Cesarini e Maria Chiara Giannetta. Tornando invece a Ron e Tosca, all'anagrafe Tiziana Tosca Donati, romana, classe 1967, ecco che ricordiamo che è esordito in teatro, in una piccola compagnia teatrale, salvo poi crescere e diventare sempre più affermata, mentre nell'ambito musicale il successo e il lancio soprattutto lo deve a Renzo Arbore, che la notò e la ruolò nella trasmissione televisiva Il Caso Sanremo con Lino Banfi. Poi ha cantato colonne sonore, per esempio, per Nanni Loi, mentre a Sanremo ha debuttato nel 1992 nella categoria Giovani con il brano Cosa farà Dio di me. Ne sono seguite tantissime collaborazioni, per esempio con Lucio Dalla, con il quale ha duettato nel brano Rispondimi, o con Riccardo Cocciante per L'amore esiste ancora, Renato Zero in 20 e poi appunto Ron in occasione del festival nel quale ha vinto con il brano che siamo pronti a proporvi. Eccolo per voi.